Bentornati a TG2 Post, do subito il benvenuto a Mariolina Castelloni, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle. Senatrice. Buonasera a lei. Senatrice Castelloni, nella vostra situazione Giuseppe Conte ha confermato di fatto la corsa solitaria del Movimento, ma è anche vero che con la legge elettorale attuale voi siete obbligati in qualche modo, non obbligati, ma comunque dovrete cercare alleanze. E anche il segretario del Partito Democratico Letta sembra aver chiuso definitivamente al Movimento 5 Stelle. Guardi, quello che noi diciamo dal primo giorno di questa, che sarà una campagna elettorale lampo, come dice il senatore Gasparri, è che ci interessa mettere al centro dei temi che per noi rappresentano il pilastro su cui stiamo costruendo anche la campagna elettorale. Chi condivide quei temi è benvenuto. E che in questo momento è chiaro che noi rappresentiamo davvero quel campo progressista che mette al centro la giustizia sociale, la tutela del lavoro, la transizione ecologica, mentre dall'altro lato c'è un centro-sinistra che, sposando quell'agenda Draghi, di fatto rinnega quelle che sono delle battaglie e quelli che sono dei temi che noi pensavamo di condividere, che abbiamo condiviso in questa esperienza di governo comune, perché è chiaro che nell'agenda Draghi il salario minimo non è il salario minimo, intanto è un obiettivo di medio termine e non prevede quella soglia minima dei 9 euro che invece per noi è indispensabile. La transizione ecologica non può andare d'accordo con gli inceneritori, con il nucleare, con i rigassificatori. Quindi noi rappresentiamo il campo, noi diciamo il campo giusto, quel campo progressista che vuole dare risposte agli ultimi e che vuole dare risposte concrete alle famiglie, alle imprese. Quello che il governo ha fatto finora non può bastare per un autunno che sarà uno dei più difficili di sempre, un periodo drammatico. Ecco, a cui quindi andiamo ci incontro. Sono dei. Vorrei anche evidenziare poi l'incremento che questo tipo di discorso con un'altra, anche col sonoro di Grillo, senatrice. Sì, vorrei evidenziare che già dalla discussione di stasera in realtà si evince quella che è la differenza tra noi e tutte le altre forze politiche, mentre gli altri litigano per dividersi le poltrone, i posti, i collegi, chi farà il premier. Noi mettiamo sempre al centro dei temi. Abbiamo detto un criterio democratico, se uno prende i voti. Questo è stato anche il motivo che in realtà ha portato la settimana scorsa alla caduta del governo, perché mentre noi chiedevamo risposte a dei temi, dall'altro lato c'era chi poneva dei veti e chi diceva che invece chiedeva un rimpasto di governo e che si poteva andare avanti solo senza il Movimento 5 Stelle. Quindi faccia lei la stessa domanda. È un'impostazione totalmente diversa. Io credo che ai cittadini, più di sapere chi sta con chi, quanti seggi, quante poltrone, interessa sapere quello cosa faremo, si vuole fare, faremo qual è anche la visione con lei di delle paese belle, che sia. Faremo anche con lei delle belle puntate nelle prossime settimane, sicuramente, glielo prometto. Però adesso faccio la stessa domanda che per par condicio che ho fatto al senatore Gasparri. Di Maio, Luigi Di Maio, attuale ministro degli esteri, è stato un elemento molto caratterizzante nel Movimento 5 Stelle, è stato il capo politico. Fu fatto vicepresidente della Camera addirittura nella legislatura 2013, certo, mi corregga, 2018, senatore, certo. 2013-2018. È stato, come dire, anzi diciamoci la verità, è stato Di Maio che ha portato Conte nel Movimento 5 Stelle, non viceversa. Quanto pesa questa perdita? Allora, Di Maio ha fatto una sua scelta personale, ha dichiarato di non riconoscersi nel progetto attuale del Movimento 5 Stelle. Io posso dire dall'altro lato che mi riconosco pienamente nel nuovo corso del Movimento 5 Stelle, aperto alla società civile, ed è quello che il Presidente Conte sta portando avanti, sta strutturando sempre di più anche sui territori. Quindi se vogliamo usare le categorie diversi del senatore Gasparri, Di Maio può essere assimilato a Fini e ad Alfano? Guardi, io penso che abbia fatto, ripeto, le sue scelte personali, ognuno risponde alla sua coscienza. Io credo che se non ci si riconosca più in un progetto politico, la coerenza dovrebbe portarti a dire faccio un passo indietro, non creo qualcosa di diverso. Ma questo, ecco, ripeto, ognuno poi risponde delle proprie senatrice, azioni, sono state sue scelte. Le chiedo scusa, perché io volevo chiederle questo. Nel Movimento è dibattito acceso sul doppio mandato, si può dire per voi è la notizia di giornata. E Conte era apparso anche possibilista su una sorta di apertura alla deroga. Prima però di chiederle cosa sta accadendo, le facciamo ascoltare le parole di Grillo di qualche giorno fa. I nostri due mandati
sono la nostra luce in questa tenebra incredibile. I due mandati sono l'interpretazione della politica in un altro modo. I due mandati sono un antibiotico dove tu interpreti la politica come un servizio civile. Ma sia io che Casaleggio, quando abbiamo fatto queste regole, non abbiamo fatto per metterci poi queste regole, per metterci noi in gioco, avere dei titoli, avere degli incarichi, fare due mandati, tre, quattro, cinque, l'esperienza, allora andiamo avanti. L'abbiamo fatto proprio perché ci vuole un'interpretazione della politica in un altro modo. Allora, insomma, le parole sono chiare di Grillo. Teniamo qui il secondo mandato, per così dire. Il vostro è un principio cardine del movimento. Un secondo. E milioni di italiani vi hanno votato anche per questo. Ok? Adesso a questo punto voi seguirete la linea Conte, la possibilista, chiamiamola così, e le frizioni sembrano non mancare tra i due, o seguirete quella che è la linea del cofondatore del Movimento 5 Stelle? Chiariamo intanto che cos'è questo doppio mandato, perché forse per i cittadini non è sempre chiaro. Però no, e questo però lo voglio fare, poi, le rispondo, ma lo voglio fare partendo da una storia. Nel 2018 il Movimento 5 Stelle fece un appello alla società civile per farsi avanti, per proporsi nel caso in cui ci fosse qualcuno che voleva mettere a disposizione del Paese le sue competenze. In quel momento io, da medico, da ricercatrice che aveva sempre fatto ricerca oncologica, mandai il mio curriculum al Movimento 5 Stelle nell'idea di portare in Parlamento la voce dei giovani come me, dei ricercatori che avevano lavorato all'estero e che avrebbero voluto essere valorizzati di più dalla politica nelle istituzioni. E da lì ho avuto il grande privilegio di entrare in Parlamento, in questo Parlamento, portare la mia esperienza. Allora, il doppio mandato a cosa serve? Il doppio mandato a cosa serve? Il doppio mandato serve a fare quello che dice Beppe, a vivere la politica come un servizio. È chiaro che in questo momento noi stiamo discutendo su come valorizzare quelle competenze, quelle esperienze che intanto sono state acquisite, che non sono competenze in quanto tale, perché io le competenze credo di averle anche da prima di entrare in Parlamento, ma questa esperienza parlamentare troveremo il modo per valorizzarla, e c'è una discussione pacifica, tranquilla tra Beppe, quindi, tra Giuseppe, tra tutti noi. Da quanto sta dicendo rimarrà questa regola? Stiamo discutendo come valorizzare le competenze. No, questa è una regola cardine. Scusate, chiedo scusa perché Big non è un monologo. Allora, scusi, lei sa che ha fatto sei domande. No, arrivo perché Big, come presidente della Camera, Fico, Paola Taverna, Alfonso Bonafede, comunque rimarrebbero fuori da questa. Quindi noi stiamo dicendo che la nostra è una comunità coesa che continuerà a lavorare assieme e troveremo il modo per valorizzare le competenze. Lo sciogliamo nelle prossime settimane. Il nodo chiaramente si scioglierà, coinvolgeremo i nostri iscritti come facciamo sempre per tutte le decisioni importanti, ma questa è quello che le volevo chiedere. E prima la senatrice ha detto: ma l'esperienza è un dato che conta. Riprendete il video di Grillo, ha detto letteralmente: ma queste storie tipo l'esperienza. L'esperienza in politica serve, bisogna avere competenza e esperienza per risolvere problemi complicati. L'improvvisazione dei Toninelli e di altri l'abbiamo vista. Guardi, no, io però vorrei rispedire al mittente queste accuse che sono gravi. Perché no? Perché sentir parlare di improvvisazione della poltrona della Taverna. Da chi sta in politica da 30 anni, no, di vedere 50, Berlusconi nei video è surreale dire le stesse cose che diceva nel 92 con un paese e con un mondo che è totalmente cambiato, e sentir dire le stesse cose, l'aumento della pensione, esattamente l'immigrazione, i temi cose. Sono sempre gli stessi. Io al senatore Gasparri vorrei dire: perché sul salario minimo avete presentato emendamenti che aboliscono la soglia dei 9 euro se volete salari dignitosi? Perché non fate partire i centri dell'impiego se volete incrociare domanda e offerta? Allora, noi contestiamo la politica sociale del reddito di cittadinanza. Diciamo agli italiani, dissero prendiamo i navigator, che erano delle persone che dovevano trovare il lavoro a quelli che prendevano il reddito di cittadinanza. Non hanno trovato nei il lavoro. Nei centri dell'impiego c'erano 8.000 persone, in Francia 100.000. Dopodiché i navigator hanno bisogno della stabilizzazione. No, quelli che dovevano cercare il lavoro... Senatrice, hanno secondo. Quindi le politiche dei grillini sono state un tale fallimento che è finito con la scissione, io vorrei con la lite tra Conte e Grillo.
e con la lite anche andare, con l'ETA e il PD. Le politiche dei grillini. Direttore, in autunno gli italiani potrebbero trovarsi, forse speriamo di no, a fare i conti con una inflazione ancora più alta. Potrebbe crescere il disinteresse per la campagna elettorale, perché certo, come dice anche il direttore Martinelli, ci sono impegni più importanti, no, senatrice? Questo è il tema che noi avevamo posto al governo già da qualche settimana, cioè bisogna dare adesso risposte alle famiglie e alle imprese. Gli impegni a cui fa riferimento il direttore, il Parlamento li sta portando avanti, tanto che in calendario andranno avanti e già sono inserite sia il disegno di legge concorrenza la settimana prossima che la delega fiscale. Tutte queste riforme da cui passano gli obiettivi PNRR verranno esaminate anche adesso, nel momento in cui il governo è in carica solo per la gestione degli affari correnti. Io sono d'accordo sul fatto che serva dare risposta ai cittadini, e questo è proprio quello che chiedevamo al governo Draghi, e cioè oggi rischiano di fallire 50.000 imprese che hanno creduto allo Stato utilizzando lo strumento del superbonus e invece hanno i crediti bloccati nei cassetti fiscali. Le famiglie non riescono a pagare le bollette che sono triplicate e quel bonus di 200 euro previsto nel decreto aiuti non poteva essere sufficiente. Bisogna dare risposte concrete alle famiglie, alle imprese, e sentir parlare dal senatore Gasparri delle leggi, delle riforme. In questa legislatura il Movimento 5 Stelle ha portato avanti delle riforme che hanno cambiato il Paese. Nello stesso disegno di legge sul reddito di cittadinanza è prevista finalmente uno strumento di incrocio tra domanda e offerta del lavoro, Non è possibile che l'ultimo artigiano, l'ultimo pescatore, l'ultimo commerciante paga una miriade di tasse ed Amazon ed altri colossi paghino lo 0,5 o lo 0%. Tra i danni questo del Movimento 5 Stelle c'è quel tema. PNRR sì, a cui fa riferimento il senatore Gasparri. Loro non hanno votato la fiducia sul decreto aiuti che dava 20 miliardi alle famiglie. Ma voi avete fatto cadere un governo perché chiedevate un rimpasto di governo. Concorrenza e altre cose. E bisogna far pagare le tasse, direttore, ai grandi giganti della rete che distruggono anche l'editoria, che lei giustamente guida nel suo giornale, e anche le televisioni, perché ci sono artigiani, pescatori, contadini che pagano fior di tasse, Amazon e intanto Google, nel altri concorrenza che non avete niente. Bloccato il governo che stava lavorando su concorrenza, prima sui balneari. Senta, con una questione totalmente assurda Draghi, scusa. Poi avete fatto ritirare l'articolo qualche nessuno ha ritirato la fiducia a Draghi perché noi non abbiamo votato contro. Quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle in questi anni è rivoluzionario, e anche quel PNRR a cui faceva riferimento il senatore Gasparri l'abbiamo ottenuto noi in Europa, quei 209 miliardi, e l'abbiamo scritto noi. Va bene, io vi rinvio ad un'altra puntata.